Giulio Nirelli non vuole chiamato presidente, però di fatto oggi è la guida del Giarre Calcio che è subentrato a Gianni Di Martino con un progetto particolare ma non per questo non ambizioso. Noi stiamo iniziando da una base locale rafforzata nei punti dove abbiamo la necessità e valorizzando i giovani locali. Questo è il punto di partenza. E la scelta di Giancarlo Fichera però è la forte testimonianza che comunque voi credete nel territorio. Anche Giancarlo rappresenta forse la prima scommessa di questo nuovo corso. Sì, io ho fatto la scelta di Giancarlo perché lo conosco abbastanza bene, so che è molto preparato e che in questo progetto che noi abbiamo sposato ci sta molto bene. Come lui andremo a prendere anche qualche altra persona all'interno dello staff locale, quindi in settimana chiuderemo con qualcuno. Voi puntate, come detto, sui ragazzi del territorio, quest'anno non ci sono i tempi, dall'anno prossimo c'è in cantiere anche il settore giovanile. Ci stiamo lavorando anche per questo, noi vogliamo fare una cosa completa, infatti non lo so se riusciamo già da quest'anno, ma il progetto è proprio questo, iniziare anche con un settore giovanile. La sfida però è riportare anche lo stadio a un certo livello, i lavori che sono stati fatti l'anno scorso con l'apertura dei nuovi spogliatoi non bastano. Quella struttura purtroppo richiede altro, noi per i nostri obiettivi vorremmo sistemare il campo, vediamo se ci danno la possibilità di farlo e questa è anche una base importante per noi e per la città. Lei hai voluto coinvolgere anche gli altri senatori del gruppo, Patti, Patanè, Curcuruto, è un progetto che proprio nasce soprattutto da voi giocatori. Esatto, noi ringraziando sempre il presidente Giovanni Di Martino per tutto quello che ha fatto dalla prima categoria all'eccellenza, per me il ringraziamento va due volte perché lui ha scelto di dare questa squadra a noi anziché darla ad altre persone. Proprio per questo motivo, come hai detto tu, io con Rosario Patti, Rosario Patanè e Alessandro Curcuruto crediamo fortemente in questo progetto e vogliamo fare le cose per bene. Calciatori solo quest'anno o anche negli altri anni a venire? Fino a quando ad esempio tu personalmente pensi che di continuare a giocare prima di fare il dirigente a tempo pieno? Guarda, il mio obiettivo è diciamo, tutto il programma della società. Per quanto riguarda giocare ancora, fin quando ce la farò, vorrò dare un aiuto alla squadra, poi decideremo quando finire.